E siamo venuti da un agguerrito Carlo Brandini Dini che vuole dire anch'egli qualcosa sulla provincia. Ora faccio un piccolo intro perché la Nazione di oggi dice che Vasai e Marinoni avrebbero trovato un compromesso accettabile in queste cinque macro aree che vedrebbero Arezzo rimanere da solo anziché questo assoggettamento a Siena, no? Ma senti, secondo me questa è una storia che ora sta diventando veramente ridicola, perché primo le dimissioni di Fanfani, Fanfani le dimissioni le darà Ragnacche se la provincia d'Arezzo la portano in provincia di Venezia. Ma poi che c'entra Fanfani con la provincia che non lo Non so. le darà Il mai. Suzio era piccino, ma lui è infimo veramente. Non le darà mai le dimissioni, ora fa la sceneggiata, eccetera. Fra poco diranno che hanno preso uno di Arezzo e l'hanno messo nel consiglio di questo di Firenze dove devono decidere. Tutti contenti. Allora Fanfani è contento perché ne ha messo uno sul consiglio. Marinoni è contento. Tricca anda più le dimissioni. Allora, di tutti quelli che hanno detto che dà le dimissioni, io scommetto e telefono quello che gli pare, che nessuno darà le dimissioni. E la provincia d'Arezzo non ci sarà più. Non ci sarà più proprio, Allora, no? questa è una dichiarazione pesante. Prima di tutto io credo che Tricca sia il meno Vabbè, l'ha detto da... interessato perché Ma tutto tutto... sommato una volta gli ho sentito dire una frase molto bella. Ma è Se bravissimo quando per me. scoprirò che è più degno servire ai tavoli nel mio ristorante smetterò di fare il Ma presidente Tricca è una della... persona, però questi qui danno le dimissioni, fanno la sceneggiata. Le dimissioni queste non le dà nessuno, non le dà... Quindi ti hai Mentre... detto che ci tolgono la provincia e che nessuno si dimette. E Questa mettono è... uno di Arezzo, non so chi deciderà, Vasai, nel consiglio di Firenze per la decisione di queste province. E questo Questo è il così contentino. parlò Carlo Ma la Brandini Dini. cosa che poi qui passa tutto in sottordine è che i nostri onorevoli, tipo Bianconi, non se ne parla perché Bianconi dice che di Firenze Arezzo non gli interessa più Prima niente. di tutto Bianconi risiede a Forte dei Marmi, No, che è in provincia di comunque Lucca. risiedendo lì pari, per me è Risiedendo uguale. lì pare, che c'entra Bianconi con Arezzo? Bianconi sta a Firenze. Ah, Bianconi è stato eletto ad Arezzo, ha avuto tutto il percorso politico ad Arezzo. C'è un problema, si fa sentire, perché a lui Arezzo gli interessa. Ragazzi, e questa Evidentemente, gente ma poi lo scusa, rivoterà. Bianconi quando stava a Arezzo è andato a fare in comizio, è rimasto un coma 20 giorni dalle toppe che gli è andato. Cioè, secondo te, se pigli la fila di usciate, ti interessi anche da Arezzo? Ma allora pigliano anche i voti. Visto che ho Che preso c'entra? l'usciata, Ma pigliano anche i voti. i voti non ti mandano mica all'ospedale, i voti ti Certo. mandano in Ma Parlamento. l'usciata di che? Ma che l'ha L'ha presa l'usciata? picchiato, l'ha E picchiato. 60 anni fa, Mi sembrava pora pesciolina. quando faceva fascista vero, che ora non esiste neanche più, ma che Quando è mica cambiato. normale. Cioè io Sì, mi ma auguro che sì, quest'uomo, il ovvio. signore, lo porti via. Perché... Tanto manca di molto lui. Fa anche una sollecitazione. Senza dimissioni, Fammi proprio raccomandare, signore, quindi non sono questa parte della degno questa parte della che tu provincia entri nella sua casa, ma è portalo via dalla veramente finestra. ridicola, è veramente una Basta, lo cosa saluta ridicola. che sei No, ma che finito. vuoi salutare? Qui bisogna Sei fa io finito. aspetto, ora tutto Arezzo mi trova Fanfani la data delle dimissioni, c'è un subbuglio, un patema d'animo, perché se Fanfani dà le dimissioni questa città cambia. Ha fatto sempre così, ha sempre dormito. Che par di fanfoni che mi hai fatto. Vabbè, un buon sapere altro, No. ecco, bravo, aspetta, dormo con te, vai.